ce l'abbiamo, vai, partito adesso, tutto vostro. Raish! 51! I'm gonna do a double team to get your Pokemon confused. Oh no, my Raichu! Please don't hit him too hard! Oh no! Another book break! Raichu's not gonna survive it! Oh no! Use light screen! Protect the others from their special attacks! Oh no! This chat is unstoppable! Shockwave! No! Solitare questa breccia. Go, Electabuzz! Cosa il 53? Schermo luce. Il coglione fa schermo luce. Il coglione fa schermo luce. La barriera. Ha messo una barriera. La facciamo shakerare questa barriera. La facciamo shakerare questa barriera. Super il... Let's go Sabaguno Maiku. Let's go. Terremoto sotto i piedi. Casca questo Electabuzz. Ma quanti ce l'ha? No, non ci locchiamo su sta cazzata di questo team. Sì, godo perché nelle venature della terra che si spacca posso leggere il futuro, un futuro radioso che mi accarezza. Devi crepare come un bastardo, hai capito? Let's go, signori! Let's go! Ciao, che tempo splendido, vero? Io mi chiamo Erika e faccio ASMR su Twitch. Sono anche la capopalestra di Azzurropoli. Diciamo che ci arrotondo quando non faccio troppe sub. Sono esperta nell'arte dell'ASMR e non sono da meno con i Pokémon. Hanno riscattato un hive. Va bene, ragazzi, spammate Z e la vincete voi. Il Sido, non importa, ragazzi, siete 1320 persone. Andate. Il Flamo e il Brucio. Dai, fatele vedere a questa Erika. Oh fuck. Il Burno. More. Spam di Z, dai. Bravi. Attenzione, la retromarcia. Cerca di salvarsi questo Jumpluff. Se lo ha retto Jumpluff, lo regge anche Tangela, però mi sa il Flame. No, invece, ancora. Victory Bell, va bene, così, gestitela, a modino. Ok, ragazzi, dai, ancora, bravissimi. Adesso deve morire solo Jumpluff, ragazzi. Muore solo Jumpluff e confermiamo live. Tonk, finita, teniamo quest'hive. Io non penso, ragazzi, che abbia una mossa per ammazzarci. Retromarcia, tanta roba. Morirà di pestone. Edzbeds, Japan Edz. Ciao. Ehi, Microbo, ti stavo aspettando. Aspettate, fatemi mettere una colonna sonora adegua. Let's go. Bella. No, niente boost. Dai che un roll e ci boostiamo. Ok, intanto ci siamo boostati. Dobbiamo andare a più due. Yes, let's go. Levitiamo, ragazzi. Lorella entra in campo, fluttua e lancia una devastante palla ombra. Let's go. Idro Pulsar. E adesso arriva la palla ombra definitiva che fa schizzare le cervella di Quagsire in piscina. L'ultimo canto potrei costringerlo allo switch, ma intanto farei protest per vedere se c'ha la mossa elettra. No, non posso cantare adesso. Me lo switch e basta. Dai. Congelalo. È leggera come situazione, cioè io mi preoccupavo di starmi. Beh, vi immaginate, no? Il pubblico che c'è sempre nelle palestre, sono lì a vedere questo caronda che tipo l'apro e si tira cazzati da solo e starmi che fa geloraggio nonostante abbia zitto, credo. Andiamo, ultimo canto, va bene, scritto. Oh! Arrivederci. Il falso traghettatore viene trasportato nel mondo dei morti. Il vero traghettatore ce lo accompagna. E un fantasma fa da maggiordomo tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Let's go, signori. Con questo siamo al quarto capopalestra. No, forse solo tre. Ragazzi, tocca a voi. Fatemi vedere cosa c'è nel mio futuro. Non fate i cazzoni. Onesto, ragazzi, bravi. Mostratemi cosa c'è nel mio futuro. Secondo me viene giù. Però vabbè, più uno, va bene. Spammate Z, Monoraiku, spammate Z, come ha insegnato Sidonia. Non andate nella borsa, no. Mostrate di essere unicamente alveare, bravi. No hit, no self hit. Bravi, avete battuto da soli un Probat. Per me potete continuare, avete ancora 3 minuti. Se no la fango bomba. Dai, ragazzi, deve reggere così almeno lo confermiamo, dai. Andate. Adesso dovete switchare o curare. Giù. Bravissimi. Su. Bravi. Sì, giù. No. Giù. Sì. Spam di Z. Siete in modalità cervello quantico stasera. Di nuovo. Spammate Z e basta. Voglio tenere questa live, vi prego. Continuate. No. Super pozione. No. Non buttate via live, vi prego. No. Raga, sono un cazzo di ninja. Io sono il ninja, non Ninanina. Ninanina, call an ambulance, but not for me. Ora sono ninjesco anch'io. Potrei fare il cosplay di Akali di League of Legends, esatto. Venomo, Nigerunda io. Ci leviamo dal cazzo. Ragazzi, il mio cervello è quantico. Vorrei fare Giga Impact. Lo farò. Beccalo.
Trova quello vero, trova quello vero. Big Mom. Sì, godo, godo, godo. Il godo, ragazzi. Il godo. La goduria resa nella forma di un Pokémon grasso che mangia gli avanzi. È il vostro turno. Mostratemi gli attacchi e il futuro che ci attende. Veloce. Cambiate Pokémon se potete. Avete ancora 2 minuti. Ah, è inutile? No. Vabbè. Voi dovete scoutare. Però adesso dovete mettere Snorlax per uccidere Aspion. Dobbiamo vedere chi c'è dopo, per favore. Dai, sì. Sì, Big Mom. Sabagu proprio no. Sarabada. Sabagu. In questo futuro terribile mi fanno vedere. È finito live. Raikou mette lo schermo luce, ma riceve il drop e vede un glimpse del futuro, nel quale l'intera squadra stava per morire davanti a Espeon. Andiamo, via Raikou CD, scappa. Ed entra la mamma. Arriva lo psichico e la buona Defsp, signori. Big Mom messa in difficoltà, ma sbadiglia. Diamogli la difesa speciale. Attenzione allo psichico. Niente ci fa. Vediamo se sincronizza. Non sincronizza, signori. Big Mom ha bevuto 2 fiale, ha la barriera davanti e adesso può mangiare poderosamente. Una bella spruzzatona di sangue. Big Mom ha fame. Entra Mr. Mime. La Big Mom sbatte la testa a terra di Mr. Mime e gli rosicchia le orecchiette. E Alakazam piega i cucchiai. So già come andrà a finire, dice Sabrina. Alakazam mette il riflesso, sa cosa va incontro. Big Mom è incazzatissima, a 4 zampe gattona fino all'Akazam e gli dà una bella sbranata poderosa. Big Mom risgranocchia, signori. Alakazam perde un braccio e un cucchiaio, ma è ancora vivo. Alakazam ci prova, va di psichico. Sabrina spera che uccida, ma non è così, signori. Anche l'altro cucchiaio viene tolto di mano e una delle capopalestra più difficili all'interno della Nuzlocke viene neutralizzata. Attenzione, attenzione, attenzione. E questo è podero, eh. Attenzione alla franella. Bella, reflect. Ragazzi, arriva la franella. Arriva la franella. Sabagu carica, lo guarda e gli fa: welcome back. Potrei rimettere Pantarei perché c'è ancora il reflect. Let's go. Arriva la Terrempesta, la Darude Sandstorm e tutta lore. Let's go. Ora lo switchiamo via però. Allora, in teoria siamo più veloci. Nel pratico, bella. Ok, nice. È speciale, quindi possiamo mettere la Big Mom. Direi di fare sgranocchi. Let's go. Oh, non gli faccio niente. È strapodero. Coriaceo questo Omastar. Ce l'abbiamo, ragazzi. Ce l'abbiamo. Prepariamo il lardo. Let's go. Bella lì. Accidervolo. La mia palestra nell'isola Cannella è bruciata a causa del vulcano. Ci vuole ben altro per scoraggiarmi. Guardati intorno. Come vedi, ho bonificato la grotta e svolgo qui le mie attività di capopalestra. Se sarai in grado di battermi, ti cederò la medaglia della mia palestra. Perdiamo altro tempo. Ipa! Io che ti concentri. Questa onda di liquido che pervade il corpo del tuo Magmar. Adesso, siccome ho paura di sull'arraggio, sostituirò il mio Pokémon. Oppure non lo farò. Adesso spariamo un altro surfer. Porca merda, noi siamo confusi. Dio, caro. Dobbiamo concentrarci. Let's go. Beo! Siamo sotto Sun. Però le sue stab sono mitigate dal Tick Fat. Teniamo Big Mom. Lo manderei in range di un Giga Impact. Ma dobbiamo prima calarci in difesa X. Perché non è stab, rimbalzo. Ma Rapidash ha un grande attacco. Big Mom ha una bassa difesa. E non possiamo utilizzare Tick Fat. Proverei il Gigo. Proverei il Gigo. Secondo me viene giù. Secondo me viene giù. Bella lì. Regigigas. Ya, ya, yo, yo. Ah!